Ogni giovedì, per l'angolo dell'esperto, la nutrizionista dottoressa Antonia Di Caprio. Conduce in studio Silvia Tamagnini. Ed eccoci qua, buongiorno a tutti gli ascoltatori, ben ritrovati di Radio Stella Città. È il momento dell'angolo dell'esperto e qui a fianco alla dottoressa Antonia Di Caprio. Buongiorno Silvia, buongiorno a tutti. Bene, come vi avevo anticipato anche questa mattina su Facebook, oggi parliamo dell'alimentazione durante l'allattamento. Giustamente la settimana scorsa abbiamo affrontato l'alimentazione in gravidanza e proseguiamo. Proseguiamo questo percorso, mi raccomando, seguite e prendete appunti, che è fondamentale. Mi raccomando, perché è un periodo particolare quello dell'allattamento. Sì, scusate un attimo. Ci sono problemi con la cuffia, sì. Ci senti? Ti senti? Ti rientri? Cambiamo buco. Pare brutto detto così, però ci sono le prese. Ok, ora sì. Non sentivo più nulla, ero isolata dal mondo. Eh già. Allora, giustamente come dicevi, l'allattamento è importantissimo. Io penso, parere personale, ma è condiviso anche da tutto il mondo scientifico, che l'allattamento al seno è forse il più bel dono che la mamma possa fare al proprio piccino, tanto perché gli dà tante sostanze che sono ottimali. Però il latte è il non plus ultra che potrebbe avere un bambino, il latte della mamma, certo. In quanto ha tante sostanze che servono proprio al piccolino per crescere, gli dà anche, rinforza il sistema immunitario che appena nato ancora non è ben formato, e poi anche bello il contatto della mamma con il bambino, il calore che il bambino e la mamma si scambiano in questo gesto così delicato, che è quello proprio dell'allattamento. Che infatti poi alla fine, lo dico, dopo un po', quando il bambino ormai è cresciuto, a volte diventa, come si dice, dice per consolazione che lo fa, sì, che cerca le coccole, il seno, per tranquillizzarsi, perché si instaura proprio un rapporto unico, particolare. Veramente la natura ci sorprende sempre di più, questo lo dobbiamo confermare. Ma quindi dobbiamo parlare di alimentazione proprio, quindi subito dopo il parto è normale che una mamma abbia qualche chilo di troppo, no? Sì, come diciamo l'altra volta, la gravidanza fisiologica va dai 9 ai 12 chili. Non è proprio facilissimo stare in questo... Non è difficilissimo, perché io non sono neanche arrivata ai 9 chili. E sto replicando. Però potrebbe anche non essere facile per alcune persone. Quindi è normale che dopo il parto c'è chi ritorna anche più magro di prima, ma c'è anche chi rimane con un po' di cuscinetti. Certo. Che vabbè, piano piano si tolgono, però l'importante è evitare, perché secondo, dal mio punto di vista, ho trovato, appunto parlo per esperienza personale, più difficile non prendere peso in gravidanza piuttosto che durante l'allattamento, perché proprio mentre in gravidanza si dice si mangia per due, si mangia per tre, ed è sbagliato, certo. In allattamento effettivamente si mangia per due. Cioè la mamma non solo deve mangiare per se stessa, ma deve anche mangiare per produrre il latte per il bambino. Quindi questo è vero. Sì, ma la cosa, importante, la diciamo fra un po'. Scusate, rimanete qui sintonizzati sui 101.2, tante informazioni. Pubblicità. Radio Stella Città. Rimanete con noi. Stay with us. Resti al GNU. Radio Stella Città. Centro Stampa Romano, le migliori tecnologie di stampa per quotidiani e periodici, in rotativa, colori e bianco e nero, per qualsiasi tiratura, per tutti i progetti grafici, passo dopo passo, ideazione e realizzazione di qualsiasi tipo di prodotto editoriale. Centro Stampa Romano, siamo a Roma in via Alfana 39, perché l'editoria da noi è di casa. Se stai cercando l'armonia e il benessere, ora lo puoi trovare a Civitavecchia, in via Apollodoro 100. Erboristeria Armonia, della dottoressa Fabiola Pietroni. Erboristeria Armonia, in via Apollodoro 100. Per info 366 10 70 836. Regalati un mondo di benessere. La radio che c'è in diretta, Radio Stella Città, in FM e web.
E quindi io ti ho interrotto perché giustamente la pubblicità è, mi dispiace, è tassativa, è la linfa della nostra radio, quindi più ne fate meglio è, più programmi potremo proporvi. Scusa, niente, ce l'ho in filo in mezzo. È l'anima dell'economia, sì. No? Come si dice? È vero, no, è proprio studiato, effettivamente è così. Però noi stavamo dicendo una cosa molto importante ovvero sì. Che dici, in gravidanza si mangia per due, ma non è vero. Ma in allattamento sì. In allattamento sì, però più che mangiare, la mamma deve mangiare bene, certo. Come diciamo anche durante la gravidanza, la qualità piuttosto che la quantità. Ma durante l'allattamento non ci sono degli alimenti veri e propri che producono, aiutano, favoriscono la produzione di latte, piuttosto è l'acqua, certo. I liquidi, quindi la mamma deve incrementare dei liquidi, quindi è meglio, è bene che oltre a tutti gli alimenti, adesso andremo proprio a vedere i propri consigli pratici, deve bere tanta acqua, tanti liquidi, magari dei brodi, delle minestre, delle spremute. E quindi questo è quello che effettivamente aiuta a produrre latte oltre alla suzione, perché più il bambino si attacca al seno e quindi ciuccia, certo. Più latte viene prodotto. Ma sai che mentre dicevi questa cosa mi è venuta in mente una domanda, che ovvero un'affermazione anzi che mi hanno fatto, e ho detto ora glielo chiedo in diretta. Ovvero, non mi ricordo pari preciso, però era una persona grande, adulta, che mi aveva detto che i brodi, le minestre, dice non corrispondono all'acqua, ovvero tu al giorno devi bere 2 litri al giorno di acqua. Scusate la ripetizione, mi è venuto la doppia parola. Dice però in questi 2 litri non devi includere magari se ti fai il brodo a pranzo a cena. È vero oppure no? No, noi normalmente dovremmo bere da 1,5 litri a 2 litri d'acqua al sì. giorno. Però non sempre è facile riuscire a bere questi 2 litri, c'è chi proprio non ci riesce. Allora tante volte è consigliabile magari farsi delle spremute, delle paste più lente come appunto delle minestre. Sì. E poi comunque il brodo, la minestra contiene tante sostanze in più rispetto all'acqua, quindi va bene bere 2 litri d'acqua. Se non ci si riesce, aiutiamoci in questa maniera, con dei succhi, delle spremute, dei brodi appunto. Vedi? Quindi sfatiamo un altro mito, perché l'ho sentita dire e erano convinte più di una persona, che dici 2 litri devono essere puri. Io dicevo, mi sembra strano, no. Perché addirittura anche la frutta contiene... Anche la frutta, sì, le verdure contengono sì. liquidi. Ovviamente poi noi più riusciamo a bere e meglio è per il nostro organismo, certo. Senza però esagerare, altrimenti andiamo a... Come chi beve... A faticare i reni. Certo, chi beve 6 litri al giorno. Come fai? Stai sempre troppo. Al bagno. Quindi torniamo a noi, a quello che è l'argomento di quest'oggi, l'alimentazione durante l'allattamento. Quindi mamme che state allattando, importante bere più di 2 litri di acqua al giorno, quindi. Sì. Sì, è fondamentale. Ma non solo acqua proprio, ma anche appunto questi minestre, certo. Brodi, succhi, perché comunque sono tutte sostanze che vengono poi date al nostro bambino. Certamente. Quindi, allora, sicuramente diciamo anche una cosa, che l'allattamento è sempre la scelta migliore per qualsiasi mamma e qualsiasi bimbo, per un discorso soprattutto di genere di alimentazione proprio per il piccolo. Ma a volte sembra anche banale, però i giorni oggi lo vediamo, cioè mi rendo conto anche con amiche che sono già mamme, anche sembra brutto dirlo, però è importante anche per un fattore economico, giusto? Perché il latte artificiale sì. Il latte artificiale è carissimo, è veramente caro, cosa che in altri paesi europei non avviene. Lo vorrei sì, dire. Sì, è vero. In già sui nostri confini il latte artificiale costa molto, ma molto di meno. Però se ci riusciamo appunto a sfruttare la nostra natura, se si ha la voglia, perché alcune volte non, alcune donne non vogliono. Guarda, allattare. Te lo assicuro Silvia, è faticoso. Certo. È faticoso, all'inizio è anche un po' doloroso. Questo non lo nego e non voglio spaventare le future mamme, ma è così. La fatica c'è e ci se ne mette tanta. Però fa bene al bambino e fa bene anche alla mamma, per il semplice motivo che la suzione stimola la contrazione uterina,
e quindi il nostro utero ritorna nelle giuste dimensioni. E poi perdiamo anche peso, perché comunque la fatica è anche a livello del nostro metabolismo. Certo. Durante l'allattamento la mamma produce quotidianamente 700-800 ml di latte, cioè siamo quasi a un litro di latte al giorno. E di conseguenza la composizione per la maggior parte è grasso del latte. Certo. E quindi è tutto grasso che in parte noi apportiamo con la nostra alimentazione, ma in parte deriva dal nostro fisico. Okay. E quindi anche questo è un qualcosa in più per il dimagrimento. Ovviamente voglio sottolineare tanto durante la gravidanza quanto durante l'allattamento, anzi maggiormente durante l'allattamento, non bisogna fare diete drastiche, perché poi la prima cosa che succede, come si dice, si torna indietro il latte. Tante sì. nonne no, si sente che si dicono ti torna indietro il latte. Non lo fate, proprio in questo momento il bambino ha bisogno di sostanza. Ovviamente non dovete eccedere negli alimenti, anche perché poi il grasso che si accumula durante la fase dell'allattamento è quello più difficile poi da eliminare. Certo. Si rischia quindi di portarselo avanti per molto tempo. Ok. E poi adesso, visto che siamo in tema di recupero fisico, mettiamoci anche delle passeggiatine con il bimbino certo. all'aria aperta magari, e anche quello aiuta. L'attività sportiva aiuta sempre, il movimento. Magari non oggi, perché oggi non è proprio giornata, però... Però insomma con le qualcosa ci si inventa. Ieri era bello, l'altro ieri era veramente bello, se non sbaglio, e c'era un sole, un caldo che era temperature sì. quasi... Perché l'aria era frescolina al vento, però il sole era molto caldo. Sì. Quindi ribadiamo che il latte materno è l'alimento migliore per il piccolo, per il bimbo bimba, perché da quello che so poi contiene tutti quegli elementi che servono a che fargli formare le difese immunitarie, le danno le sostanze per crescere, giusto? Sì, anche perché il bambino all'inizio ha bisogno di una crescita rapida. E proprio il latte cambia in base alle necessità del bambino, infatti non abbiamo il latte non ha mai la stessa composizione, soprattutto tra i primi giorni e quelli successivi al parto. Nei primi giorni si chiama colostro, cioè sì. quando noi il bambino lo attacchiamo subito al seno, il latte ha un colore giallino molto molto forte e viene chiamato appunto colostro, ed è ricchissimo questo giallo perché è dato dal carotene, che è il precursore della vitamina A. E poi questo latte è più denso rispetto al quello che verrà prodotto dopo, ed è ricco di proteine, non ha tanti grassi e non ha neanche tanti zuccheri. Sì. Invece il latte e poi il colostro, adesso mi dimenticavo, è importante proprio perché serve al bambino per recuperare il peso perduto durante il calo fisiologico. Ah, ecco. E quindi è importante attaccare il piccino o la piccina, io sono di parte quindi vado sul piccino e quindi è importante attaccare il bimbo da subito al seno, il prima possibile comunque, e poi ha una buona azione lassativa che serve appunto per liberare l'intestino certo. del piccolino. E invece poi il latte che si produce nei giorni successivi, che viene chiamato latte di transizione, è più grasso e cremoso. Sì. E viene proprio dopo il decimo giorno, poi si chiama latte maturo. Quindi è il latte vero e proprio. Sì. Che è più ricco, ha meno proteine. Sì. Però è più ricco di grassi, infatti macchia tutto. Sì, è vero. E soprattutto i mitici rigurgitini. Sì, decisamente. Immagino insomma che ci siano tutti quegli elementi, quelli che servono appunto per far crescere e sviluppare. E poi la cosa simpatica anche da dire è che il latte, la composizione del latte cambia nell'arco della giornata. Sì. Ha una composizione durante la mattina e un'altra composizione la sera, ma cambia anche durante la poppata. All'inizio è più liquido,
La fine della poppata invece è più consistente, proprio per dare il senso di sazietà al bambino. Invece all'inizio è solo un po' per dissetare. Infatti d'estate molti pediatri dicono dare il latte solamente ogni le 3 ore durante, per le poppate quelle fisse. Sì. Io gliel'ho dato un po' a ruota libera, anche perché il bambino appena nato non gli si dà l'acqua. Certo. D'estate, poverino. A caldo. A caldo, anche il bambino. Sudano tantissimo. Sì. Non è vero che i bambini non sudano. No, sudano tantissimo. E tante volte si attaccano solamente per 2-3 minuti. Tanto il tempo per dire: mamma, fammi bere che c'ho sete. Certo, è vero. Quindi l'allattamento, vabbè, quindi rimane quindi il miglior modo sia per instaurare un rapporto con il proprio figlio o figlia, ma rimane anche un modo appunto per nutrirlo nel miglior modo possibile. Miglior modo, sì, che poi lo sforzo è per i primi 6 mesi di vita. Il bambino andrebbe attaccato al seno soprattutto nei primi 6 mesi di vita, laddove è possibile, perché ovviamente ci sono anche dei casi purtroppo in cui il latte non viene subito e lì non possiamo fare una colpa a nessuno. Capita, può capitare, conosco anche persone a cui è capitato, e quindi pazienza, lì c'è, cioè, comunque il latte artificiale. Conosco tanti amici miei e tanti bimbi che sono cresciuti nel latte artificiale e sono venuti su benissimo, bellissimi, in salute assolutamente. Quindi è tutta una serie di situazioni, poi purtroppo quella è la vita che ti porta ad andare incontro. Sì, però certo, come dicevi prima, bisogna anche sottolineare l'aspetto economico e sì, anche l'aspetto pratico. Perché oltre ad avere un latte già pronto, cioè dovunque vai non c'è bisogno di bottigline, polveri, sì, acqua scalda. Vero. È tutto pronto. Bene. Tiri giù la maglietta e il latte vai. Pappa pronta. Senti, allora rimanete qui sui 101.2, perché fra poco darà effettivamente quelli che sono i consigli alle mamme, giusto? Sì. Alle mamme che stanno allattando, per cercare insomma di riprendere, ritornare in forma e soprattutto raggiungere quell'equilibrio che fa parte di ogni donna, perché comunque come ci vediamo, il nostro apparire, il nostro rapporto con il fisico è sempre molto particolare. Rimanete qui, ci fermiamo con il Radio Giornale. Avete ascoltato Radio Stella, Città News. Questa qua è per te, e anche se non è un granché, ti volevo solo dire che era qui in fondo a me. Come per te, che lo sai di chi sto parlando, dai, che ti piacerà un minuto e poi te ne scorderai. Perché sei viva, viva così come sei. Quanta vita mi hai passato, non la chiedi indietro mai. E sei viva, viva per quella che sei, sempre pronta, sempre in coda, sempre solo come vuoi. Questa qua è per te, che non ti puoi spegnere, non hai mai avuto tempo, devi troppo vivere. Ma è per te, questa qua, per la tua golosità, ti strofini contro il mondo, tanto il mondo non ti avrà. Perché sei viva, viva così come sei. Quanta vita hai contagiato, quanta vita brucerai. Che sei viva, viva per quella che sei. Yeah.
per te, che sai sempre scegliere, e io invece non ho scelta, te la devo scrivere. Beh, l'avrete riconosciuta, Ligabue, viva, l'abbiamo appena ascoltata perché giustamente dobbiamo alternare un po' di musica per farvi riposare un po' le orecchie. E un po' la gola. Bene, ma stiamo parlando di alimentazione durante l'allattamento con la dottoressa Antonia Di Caprio qui su Radio Stella Città 101.2, Torre Europa, quinto piano. L'ho detto tutta. Dette tutte. Ma quello che è il momento clou che staranno aspettando in molti è conoscere i consigli proprio sull'alimentazione. Una mamma che sta allattando o che ha iniziato a allattare o sta allattando, quali sono i cibi che deve evitare e quelli consigliati? Allora, molto spesso si dice che durante l'allattamento non bisogna mangiare quei cibi che sono particolarmente saporiti, odorosi, sì. Quindi i cavolfiori, i broccoli, le spezie, il curry, il peperoncino. Io personalmente il consiglio lo do, però personalmente non sono d'accordo pienamente su questa affermazione, perché come ho detto anche l'altra volta, io sia durante la gravidanza che durante l'allattamento ho mangiato tutto, ovviamente nel modo corretto, certo. Cioè le verdure vanno lavate bene, quando devono essere cotte vanno cotte, la carne e il pesce va cotto bene, anche le uova. Io ho sempre mangiato tutto facendo attenzione a quegli alimenti che però possono creare delle allergie, quindi delle problematiche tanto alla mamma quanto al bambino. Però appunto sono del parere di mangiare tutto, perché sia durante la gravidanza il bambino assaggia proprio tutti i sapori, andando a bere il liquido amniotico noi gli trasmettiamo il sapore dei nostri alimenti, certo, e quindi il bambino già ha una certa conoscenza del cibo. Durante l'allattamento invece parte dei sapori arrivano al latte e quindi il bambino già ciucciando viene a conoscere altri sapori. Certamente. Quindi non gli andiamo a negare quello che potrebbe essere il mondo esterno, poi ci troviamo che deve essere svezzato questo bambino e le verdure non le mangia, la carne non gli piace, il pesciolino fa storie. Facciamogli già assaggiare tutto. Certo. Poi al momento dello svezzamento piano piano si affronteranno tutte le varie situazioni. Dicevo prima, gli alimenti che devono essere un po' controllati, sì, sono quegli alimenti che potrebbero essere potenzialmente allergizzanti, quindi crostacei, molluschi, la frutta secca, la cioccolata, no. Un pochino, le fragole, le pesche, no. La selvaggina. Ma le pesche, se però togliamo la buccia va bene, io so, o no? No, perché comunque sono proprio delle sostanze che si trovano all'interno della pesca, okay. Che potrebbero dar fastidio, cioè una cosa, certo, stupidissima. Io mangiando le fragole mi sono venute tutte delle piccole piccole bollicine a livello di pancia che davano prurito, però potrebbero anche esserci delle reazioni molto più forti, certo. E io ho fatto l'esperimento, vediamo che succede, è successo che mi è venuta una reazione allergica. Ho capito. Quindi evitiamo problemi alimenti e complicazioni, insomma. Poi per il resto, una cosa importante, va bene questi alimenti odorosi, quindi cavoli, cavolfiori, asparagi, facciamo anche aglio e cipolla. C'è chi dice no, io l'aglio e cipolla non la mangio perché poi il latte è cattivo, ma certo, che facciamoli assaggiare tutto. Facciamo però attenzione ai funghi, perché durante la gravidanza magari non danno problemi, anche se possono essere un po' meteorizzanti, quindi fa venire un po' di aria al pancino. Durante l'allattamento invece sono velenosi per il bambino. Ah, ecco. E quindi facciamo attenzione, evitiamo, se è possibile evitiamo. Tante volte all'inizio non
coscientemente li ho mangiati, e puntuale ogni volta che mangiavo il fungo, che poteva essere sulla carne, sulla pizza, sulla pasta, il piccolino gli venivano le coliche. Ecco, quindi assolutamente evitiamolo, onde evitare di passare notti insonni, giornate, poverino, poi già vedi che soffre perché gli fa male il pancino, strilla. E quindi... poi non sai quello che devi, quando sta male il bambino stanno male tutti, a parte quello. Poi poverino, sta talmente male che non posizioni, medicine, niente, non c'è niente da fare. Bisogna aspettare che passi. Quindi i funghi togliamoli per un po' di tempo dalla nostra alimentazione. Decisamente sì. Poi come dicevo prima, beviamo tanti liquidi, almeno 2 litri d'acqua al giorno, quando è possibile. Certo. Oppure altri liquidi, quindi andare a bere in altro modo. Brodi, sia vegetali che di carne sgrassata, non andiamo a mangiare roba particolarmente pesante, spremute, latte, anche il latte va bene. E poi, vabbè, bisogna fare attenzione a piccoli accorgimenti, come anche durante la gravidanza. Certo. Quindi non bere i superalcolici, quindi gli alcolici e soprattutto i superalcolici mettiamoli da parte per un po', perché tanto arrivano direttamente al bambino. Okay. Facciamo attenzione al caffè. Perfetto. Uno al giorno, oppure lo sostituiamo con caffè d'orzo se proprio ci manca sto caffè. Non è la stessa cosa, però facciamo del bene al bambino. Logico. Anche perché dopo... Oh, decaffeinato. Decaffeinato? Anche, sì. Si può... Certo, non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa, però... Però rimane un po' il sapore del caffè. Ma anche perché, sennò povero bambino, dopo non dorme, è irrequieto. Certo. E quindi, cioè, per uno sfizio nostro, poi la paghiamo 2 volte. Certo. E ovviamente, se è possibile, ma dovrebbe essere possibile sempre, di non fumare. Certo. E poi sia durante la gravidanza che durante l'allattamento potrebbe verificarsi il problema della stipsi, e quindi andiamo a mangiare frutta e verdura. Bene, quindi quelle fanno sempre bene, sì. Comunque le 5 porzioni quotidiane di frutta e verdura, sì. Quelle non devono mancare, assolutamente, di stagione, chilometri zero. Quindi la mamma in allattamento, da quello che capisco, deve fare una dieta che deve essere varia, giusto? Sì, sì. Deve mangiare un po' di tutto, tranne alcuni alimenti che potrebbero essere nocivi sia per lei che per il piccolo o piccola. Però in linea generale può mangiare di tutto, sempre con moderazione, immagino, perché anche quello è un segreto, non bisogna eccedere. Sì, anche perché, come dicevamo prima, è facile prendere il peso durante l'allattamento, e poi quel peso che rimane in eccesso diventa poi difficile da smaltire. Quindi, ma effettivamente, in base a quella che è la tua esperienza e tutto, quali sono gli errori che fanno solitamente le mamme che stanno allattando? Cioè, perché magari prendono peso nel corso dell'allattamento? Qual è l'errore più comune magari che ti è capitato? Prendono peso perché? Perché l'allattamento proprio porta la fame. Ok. Dovendo produrre latte, viene fame. Certo. Però appunto è sbagliato, perché dice ho fame, mangio. Sì, ma nel giusto modo. Cioè non andiamo a mangiare la prima porcheria che ci capita sotto mano. Uh-huh. Cioè lasciamo perdere quegli alimenti vuoti, per esempio i dolci. I dolci sono calorie vuote. Sì, Silvia, ogni tanto uno sfizio se lo fa anche passare, perché non è che non possiamo concederci nulla. Però il dolce, il cornetto, è una caloria vuota. Uh-huh. Essendo ricca di zuccheri, quindi di grassi, lì per lì ci dà il senso di sazietà. Ah, mi sento appagata. E sono a livello proprio di gola. Perché siamo appagati, non abbiamo più fame quella mezz'oretta subito dopo che abbiamo mangiato. Poi dopo ci viene ancora più fame. Certo, perché poi c'è il calo glicemico, sì, glicemico, come si è dice? È tutto il sistema di glicemia, insulina. Certo. E dopo ci viene ancora più fame. Invece mangiamo qualcosa di più consistente. Mangiamoci magari della frutta, che fa bene anche a noi e al bambino. Una tazza di latte. Mettiamo un po' di latte e miele. Certo. Cioè sono piccole cosine. Però se io piccole attenzioni. Una persona era abituata anche prima della gravidanza di mangiare i dolci e non aveva problemi di linea.
può continuare perché magari il suo fisico glielo permette, oppure comunque il fisico cambia e quindi assimila in maniera differente? Il fisico decisamente cambia, ecco, ma cambia da prima della gravidanza, con la gravidanza e con l'allattamento, cioè certo, sono dei passaggi che stravolgono completamente l'organismo di una donna, il fisico di una donna. E in gravidanza, come dicevo l'altra volta, bisogna fare attenzione ai dolci per il problema del diabete gravidico. Perfetto. Del diabete mellito, quindi facciamo attenzione durante l'allattamento. Anche non andrei troppo ad eccedere sui dolci, perché comunque il metabolismo cambia, l'organismo cambia e bisogna vedere come reagisce. C'è anche, bisogna vedere anche la nostra tiroide come reagisce. Ah, è vero, giusto, importante. Perché la gravidanza va soprattutto in molti casi a sconvolgere la tiroide, che si potrebbe attivare improvvisamente oppure potrebbe proprio addormentarsi. E quindi adesso con il parto è tutto un nuovo equilibrio, la donna deve riscoprire il proprio organismo, il proprio fisico, anche perché ti scopri con delle forme differenti. Certo. Anche se ritorni più magra di prima, a me così è capitato. Una volta che ho partorito, poi non vi dico durante l'allattamento, con quel personal trainer ero diventata una licetta, però le forme sono differenti. Adesso una sciocchezza, vabbè, parliamo così, cose sì, di donne, tanti vestiti che mi sarebbero potuti andare tranquillamente anche dopo la gravidanza, l'allattamento, non me li vedevo più bene addosso, non perché mi è cambiato sono cambiata io, ma perché sono cambiate le forme. Si dice cambiamenti proprio del fisico, sì, il fisico cambia. E quindi bisogna fare attenzione, certo, con l'alimentazione, ci mettiamo un po' di attività fisica, tanta cura per il bambino, perché quello ci beh, al primo posto asciuga, credo. Io credo che ormai va proprio al primo posto in assoluto. È meglio di una palestra, ve lo assicuro. Certo, assolutamente. E quindi, bene, senti, ci fermiamo, andiamo ad ascoltare un'altra canzone. Questa sì, volta sono i Muse, che li conoscete sicuramente grazie a questa, Madness. I can't get these memories out of my mind. And some kind of madness has started to evolve. I
Siamo nuovamente in diretta, siamo ormai verso la chiusura dell'appuntamento con la nutrizionista, la dottoressa Antonia Di Caprio. Scusa, t'ho presa a calci. Allora, la domanda che mi mi veniva in mente, che ci hanno fatto anche tramite Facebook, quindi bere non si può, naturalmente, fumare non si può, naturalmente, caffè, hai detto due caffè al massimo al giorno, mi ricordo, ma proprio caffè, al massimo. Sì, tutte quelle bibite che contengono la cola, i drink quelli energizzanti, bisogna fare comunque attenzione a queste sostanze. Con molta, 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 molta moderazione. E la domanda che mi fanno è, ma quindi anche spesso c'è il luogo comune dei farmaci, ovvero che non sto in gravidanza, non li puoi prendere. Partiamo da questo presupposto. Quindi dice, ma anche in allattamento? La stessa cosa, allora in gravidanza solo alcuni farmaci, ovviamente sotto stretto consiglio del medico, non facciamo di testa nostra, e anche perché potremmo portare delle conseguenze gravissime al bambino e poi pentircene amaramente. Certo. E anche durante l'allattamento vale lo stesso discorso, se bisogna assumere qualche farmaco, chiedere sempre consiglio al medico che ci tiene in cura e non fare di testa nostra, anche perché molti farmaci passano attraverso il latte direttamente al bambino, quindi quindi no, assolutamente li facciamo passare da malati. Perfetto, li facciamo tanto tanto male. Senti, ma col mio caro alimento, te lo sai che ho un problema grosso a mangiarlo. Così sembra brutto che poi arriveranno le battute, se qualcuno mi ascolta mi ferma per strada. Va bene, non mi piace più di tanto il pesce, però io credo che in gravidanza è possibile che faccia bene? Sì, in gravidanza e in allattamento fa benissimo. Ecco. E infatti tante volte alle mamme che non riescono appunto a mangiare il pesce, gli si danno degli integratori con gli omega 3. Ecco, perfetto. Però va bene, fa bene alla mamma e al bambino. Che fa il bimbo? Cioè, nel senso, fa bene, come si può dire, al sistema nervoso, come sì, si dice? Sì, assolutamente sì. E poi comunque, se noi sia durante la gravidanza che durante l'allattamento mangiamo il pesce, è molto più probabile che il bambino con lo svezzamento accetti più volentieri questo sapore, perché per lui non diventa più un sapore nuovo. Certo. Perfetto. E poi mi raccomando, quando se durante la gravidanza avete mangiato degli alimenti, è inutile toglierli durante l'allattamento, perché tanto il bambino già ne è venuto a conoscenza. Claro, l'ho detto in spagnolo, claro. Senti, ultime battute, ultime domande. Ci sono degli integratori che si possono prendere in gravidanza? Sì, come in gravidanza, anche in allattamento. Scusami, in allattamento, è la perché stessa cosa. Ribadisco, però. È la stessa cosa, perché tanto in gravidanza quanto in allattamento va bene l'acido folico. Anzi, è consigliato una quantità di 400 microgrammi al giorno, perché va a... evita che si possa formare la spina bifida, perché è una malattia bruttissima per il piccino e quindi si sviluppa completamente il sistema immunitario per il bambino. Sì, in gravidanza sono circa 400 microgrammi, in allattamento 350, ma più o meno stiamo lì, tanto sono tutte pasticchette già pronte, già ti consegnano le dosi, quindi perfetto. E immagino che dovrei assumere anche tanto calcio, perché se tu produci il latte è ricco di calcio, e credo che tu mamma naturalmente devi bere a tua volta, no, un po' di latte, formaggi, parte il latte e formaggi anche stranamente lo troviamo anche in tante verdure, sì. non si sa, non è nota questa cosa, però non solo nel latte, latticini e derivati si trova il calcio, ma anche in molte verdure. Perfetto. E comunque anche il calcio va bene, tanto per la donna quanto si potrebbe verificare un indebolimento delle ossa, un indebolimento dello smalto dei denti, però anche per il bambino, perché comunque l'aiuta. Ottimo. Conclusioni, quindi qual è il consiglio che dà quest'oggi la dottoressa Antonia Di Caprio? Io già lo so, io credo di essere informata, però vediamo insomma. Dillo se tu. No?
Allora, vai. Comunque, durante la gravidanza e durante l'allattamento bisogna avere un regime alimentare il più normale possibile, quindi variato, ricco di frutta, di verdura, di tutti i nutrienti nelle giuste porzioni, quindi pasta, pane, di conseguenza carboidrati e proteine. Mangiamo il pesce ovviamente ben cotto, anche certo. La carne ben cotta, e le verdure lavate bene o cotte, anche la frutta, e poi l'acqua, tanta acqua o liquidi alternativi, spremute, brodi, quello che ci va. E poi ci abbiniamo anche un po' di attività fisica, giusto? Questo volevi arrivare, sì, tu? Sì, mangiare sano, equilibrato, con moderazione, e fare tanta attività fisica, che fa bene. Voglio tanta, durante la gravidanza e l'allattamento non è che ci si riesce più di tanto, però qualche passeggiata, anche perché il bambino ti porta via tanta energia, però delle passeggiate fanno bene alla mamma, al papà e anche al piccino. Immagino magari che in primavera e in estate è bello anche farle sotto al sole, certo non quello delle 2 del pomeriggio, no. Magari quello delle 6, sì. Che fa bene, perché comunque sono apportatori di, io sono una grande promotrice della vitamina D, sì. Che fa bene. Senti, gli ultimi minuti, so che vuoi fare una dedica, sì, giusto? Sì, volevo fare gli auguri alla mia dolce metà, che oggi compie gli anni, non ne diciamo, dico quanti, no. No, non si dice, e noi gli dedichiamo questa canzone che sta per arrivare, spero. Io spero che gli sia piaciuta, dai. Auguri! Auguri, auguri, buon compleanno, e la dottoressa torna come sempre il prossimo giovedì, qui dalle 13 alle 14, e vi faremo sapere, insomma, quello che sarà l'argomento che andremo a trattare. Buon proseguimento con la programmazione di Radio Stella Città. Buona giornata a tutti. Ciao Antonia, ciao a tutti gli ascoltatori, a domani.